Se ne sono andati tutti. Beh, per fortuna l'ha lasciata viva. Ciao. Ehi. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Maria ha paura che non mangi. Comunque Maria, all'inizio, nella prima parte, sembrava tanto testa di minchia, invece è una bravissima donna. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba. Ma gli hanno tolto 5 denti sto qua. Beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'hai letto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Però... Sai cosa? È quanto strano che, cioè, a questo punto li hai tutti sotto tiro. Falli fuori tutti. E non l'hanno fatto. Se vuoi venire con me, Ben. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo. Che armi hanno. Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Poverelli. L'unica persona che veramente non l'aveva abbandonata, come lei stessa ha detto. Oscurato l'anno. Thank you.
voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Eccolo lì, nel cimitero. Di Jackson, credo, sì. Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. È lì. Se vai, ti seguo. Punto. Brava. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Lasciala andare. Ok. Sto bene. Andiamo. Io ti aspetto qui. Brava. Grazie. Assomiglia molto alla casa del ranch di quando abbiamo ritrovato Tommy nella prima parte, che si seguì Ellie col cavallo. Gli assomiglia moltissimo. Corridoio e scale in fondo. Anzi, neanche scale, scherzo. Comunque, queste stanze grandi di legno. Ecco, la cucina in fondo, quello sì. Questa dovrei usarla io durante le partite. Il cuffo. Bagno. Vabbè, ci sono le scale, visto? Pensavo di aver sparato una cazzata, però invece le scale ci sono. È come se ci sono. Di Joel, anzi neanche, qua sembra più che tipo ne stesse costruendo una. Tommy ha detto che si chiamava Abby. Ciao Abby Anderson. L'orologio famoso. Eh sì. E la sua revolver. Questa va tenuta sicura.
Questa è la sua chitarra. No. Sì, boh, gli assomiglia. Tutto a posto? La sua foto con Sara alla fine, però l'ha appesa. Se solo Sara sapesse. Troppa gente innocente è caduta in questo gioco. Maria. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. Lei capisce. A piedi. E comunque tutti sottovalutano Ellie, ragazzi. Tutti. Ho fatto. Anche Joel all'inizio, quando non voleva darle le armi. Invece Track risolve sempre. Prendete le situazioni. Le. Brava Maria. Grazie Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Oh, ci si prova. Ma certo. Va bene. Partite ora. Finché c'è luce.